La crisi economica in Spagna sta strozzando molte aziende, tra le quali club di calcio, eppure le nuove notizie provenienti dal fisco iberico lasciano qualche spiraglio di speranza per il futuro. Dei 700 milioni di euro di debito del 1 gennaio del 2012, sembrerebbe che 133 siano stati infatti restituiti dai club all'erario, anche se più di un terzo di questa cifra arriverebbe da pignoramenti dei beni dei club stessi. In questo esercizio il fisco spagnolo ha dichiarato di aver ricevuto 330 milioni di euro dai 126 club professionistici di Sua Maestà, anche se 305 vengono dalle squadre di prima divisione. Le altre restano la canna del gas, anche se nella Liga c'è il caso del Deportivo La Coruña, che al momento vanta, si fa per dire, 34 milioni di debiti e che rischia di andare in amministrazione controllata. Le cifre sono spaventose, eppure sono inferiori a quelle del debito dei nostri club. Ma come si dice, mal comune mezzo gaudio.